Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Hogwarts Legacy e in questo video andremo a fare un'altra missione secondaria. Ci troviamo a Valle di Hogsmeade e siamo nella città di Upper Hogsfield e andremo a fare questa secondaria qui, il fratello perduto. È una secondaria molto molto semplice, ve la porto solo per farvi vedere dove trovare un altro nemico famigerato. Quindi questo video poi ve lo linkerò sotto il video di tutti i nemici famigerati che ci sono da trovare all'interno del gioco, così per completismo. Mi scusi, stava parlando di un certo Bardolph Beaumont. Oh, ciao, che bello rivederti. Ebbè? Sì, hai sentito bene. Stavo parlando del fratello di Claire Beaumont, Bardolph. Pare essere scomparso. Si dice fosse nella foresta a praticare la magia oscura. Io stessa l'ho visto vicino a delle rovine con gli uomini di Rookwood. Temo si sia messo nei guai con gli Ashwinder. Soprattutto se ha fatto loro una promessa che non può mantenere. Aiuterei io stessa nella ricerca, ma nessuno vuole rischiare di incappare nei seguaci di Ranrock. Pare siano ovunque. E si sa un po' in giro. Fa aggregarsi agli Ashwinder. Oh, perché è scemo. Un terribile scontro con i seguaci di Ranrock. Ne è uscito cambiato. Non voleva più sentirsi inerme. Credo fosse alla ricerca degli Ashwinder per apprenderne i segreti. Rizia la tosse ancora. Mamma mia. Abbiamo sta cosa qui che tossisce. È semplicemente scappato. No. Bardolph gestisce quella bottega insieme a Claire da sempre. Non si allontanerebbe mai. Ha detto che sarebbe tornato nel giro di 2 settimane. Il mio istinto mi dice che è stato catturato. O peggio. Mia signora, com'è negativa, ma in questo caso. Ogni aiuto è ben accetto. Per prima cosa parla con Claire. Forse ha indizi che potrebbero esserti utili. Quello che posso dirti è che Bardolph è stato visto l'ultima volta nella foresta con un maglione fatto ai ferri da Claire. Se volete parlare con Claire, Claire si trova qui. Sono una vera minaccia. Cosa si può fare? Signora Beaumont, potrei parlarle un attimo? Certo. Di cosa? La signora Sprottola mi ha raccontato della scomparsa di suo fratello. Ah, la cara Dorothy. Andrebbe a cercare Bardolph lei stessa, se potesse. Ha accennato alla magia oscura e perfino agli Ashwinder. Nonostante i miei continui avvertimenti, Bardolph aveva deciso di fare esperimenti con la magia oscura vicino alla foresta. Io speravo che magari sfogandosi pian piano avrebbe smesso. Ma poi un giorno non ha più fatto ritorno a casa. È possibile che sia scappato? No, non mi avrebbe mai lasciato qui da sola. Ma aveva detto di voler andare a parlare con Rookwood. Questo mi preoccupa quasi più del suo tentativo di padroneggiare la magia oscura. Un pazzo. Bardolph ha portato con sé qualcosa che potrebbe aiutarci a rintracciarlo. Aveva solo la sacca, il diario e il maglione di lana che gli ho fatto io. Non ricordo altro. Dovessi vedere o sentire qualcosa, le farò sapere. Grazie, molto gentile. Vorrei tanto sapere dove si trova. In cuor mio so che è da qualche parte là fuori, ma fa attenzione. Ora devo andare, grazie. Perfetto, abbiamo parlato anche con lei, dopodiché scopa e ci dirigiamo nel punto indicato. Davvero intrigante. Qui serviranno incantesimi di fuoco, eh. Gli Inferius. Oh, quando vai? Che cos'è? Salve. E che? Yeah. E no, quello devi via. Ecco qui. Confringo. Quello è andato a fuoco. A posto. Ed ecco, ed eccolo lì, era lui.
il cosa gli è successo veramente. Il nemico famigerato, che poi era il fratello della tizia. Coi nomi impronunciabili. Qui c'è una lettera, una pagina di diario. Uno scritto dal diario di Bardolf. Aveva sentito parlare di un piano che lo riguardava. Già. E poi non mi ricordo ci fosse... Ah, c'è l'altra lettera, ovviamente, la seconda pagina. Hanno riportato in vita un cadavere mutilato, ho cercato di nascondere il mio orrore a televista, ma penso che l'abbiano notato, altrimenti potrei essere io la prossima vittima, insomma. Parla degli inferi. Porello, porello. Sul fatto che Bardolf sarà il prossimo. Esatto, quindi abbiamo anche le prove che effettivamente è stato trasformato. Quindi torniamo a dare la notizia. Porella. Rebello. Ricordo se qui c'era qualcosa. Scusate, visto che ci siamo... Allora, raccattiamo. Perché lasciare cose indietro? Yeah. Scusate, ho i gatti pazzi. Eccoci qui. E torniamo a parlare con lei. Fratello, stia bene. Signora Beaumont, ho notizie di suo fratello. Oh, ti prego, dimmi che sta bene. Insomma, io gli dico la verità, tanto alla fine è sempre lì se va a parare. Ma Bardolf era stato trasformato in un Inferius e ho dovuto ucciderlo. Cosa? Come puoi anche solo pensare che quell'Inferius fosse mio fratello Bardolf? È assurdo! Indossava un maglione di lana, lavorato ai ferri. No, no, non può essere vero. Mi dispiace molto. Avrei voluto portare le notizie migliori. Le auguro ogni bene. Cos'altro avrei potuto fare? Oh, Bardolf! Porella, è lì che scrive tranquilla, come se non fosse successo nulla. Bene, abbiamo finito un'altra missione secondaria, abbiamo sbloccato un altro manico della bacchetta, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Detto questo, giovani, anche per questa guida è tutto. Grazie mille per averci seguito, mi raccomando iscrivetevi, campanella, commentate, condivisioni, like e tutto quanto. Grazie mille e alla prossima!